ormai sicuramente oggi parte una storia nuova dal punto di vista del turismo, perché dopo più di 30 anni la Regione Marche vuole lanciare questo progetto legato al Bai Marche, cioè a uno stretto rapporto diretto con gli operatori più importanti dell'Europa, con gli operatori marchigiani. Sicuramente è un obiettivo, un investimento a lunga scadenza, ed è chiaro che come Regione Marche e come Assessorato del Turismo crediamo molto in questo percorso, visto che vi sono oggi presenti nella nostra regione 65 operatori tra i più importanti in Europa e in Italia, e io credo che sia un bel messaggio che la Regione Marche dà, ed è quello di contribuire sempre più alla valorizzazione, al lancio della promozione dell'accoglienza turistica nella nostra regione. Questo appuntamento, questa giunta e lo stesso Presidente Ceriscioli vuol farlo diventare un appuntamento fisso e stabile per ogni anno. Quest'anno siamo qui nel nord delle Marche a Pesaro, l'obiettivo nel 2019 è costruire le stesse giornate, gli stessi eventi in una località del sud delle Marche. Credo questo sia il giusto percorso per sempre più credere in un turismo che possa essere promozione e accoglienza, ma possa essere anche un grande volano per l'economia e l'occupazione.